Nella lezione di oggi, ragazze e ragazzi, tratteremo la scuola di Elea e vedremo in particolare il pensiero del suo fondatore Parmenide. La scuola di Elea è la grande avversaria di Eraclito e della scuola degli Eraclitei. Parmenide ed Eraclito danno vita al primo grande scontro, alla prima grande disputa filosofica della storia del pensiero. E dunque già in questo scontro vi è la radice della filosofia, forse l'essenza della filosofia. Dove c'è filosofia c'è scontro, c'è dibattito, c'è discussione, e lo scontro incontro tra idee, tra visioni del mondo che produce filosofia, che permette alla filosofia di progredire e di arricchire il mondo, altrimenti avremmo semplicemente dei cantori di corte, avremmo semplicemente dei sacerdoti del potere, come forse in piccola parte fu anche Parmenide, ma è dallo scontro poi con altre filosofie che noi abbiamo il progredire e l'arricchimento. La scuola di Elea fu fondata appunto da Parmenide a cavallo tra il VI e il V secolo. Elea è una cittadina oggi Veglia, siamo in campagna, siamo a sud di Pestum verso Salerno, ed era all'epoca una città dal substrato culturale, sociale, estremamente religioso, sacro, era una città conservatrice, non era una città democratica, era una città in cui l'aristocrazia governava e in cui questa aristocrazia temeva anche la mobilità sociale richiesta e portata avanti da altri soggetti, da mercanti, da soggetti intellettuali che si vogliono avvicinare appunto al governo della città. E Parmenide elabora una filosofia che di fatto recupera l'essenza di questa aristocrazia, che dà una veste, diciamo, filosofica alle ambizioni, alle esigenze e alla voglia di stabilità dell'aristocrazia di Cuma, di Pestum e di Elea. La scuola di Parmenide è una scuola molto simile a quella di Pitagora, pur non essendo una setta. La scuola di Elea è una scuola aristocratica, una scuola strutturata in maniera gerarchico-piramidale, una scuola in cui il sapere viene calato dall'alto verso il basso, è una scuola in cui Parmenide è il vero e proprio maestro, mentore degli allievi selezionati tra i rampolli dell'aristocrazia della città e delle città limitrofe. È teorico dell'immobilità dell'essere. Parmenide sarà il grande teorico dell'unicità, dell'immobilità, della staticità dell'essere. Dunque una filosofia nettamente in contrapposizione con la teoria del mutamento dell'essere, del pantarei, del tutto scorre, elaborata da Eraclito. La filosofia di Parmenide diventerà una vera e propria filosofia, punto di riferimento per altre scuole, punto di riferimento per il primo Platone, punto di riferimento per le filosofie religiose, in modo particolare poi anche per il cristianesimo. Perché? Perché Parmenide elaborerà con la sua filosofia una ontologia, cioè una filosofia dell'essere in quanto tale, delle manifestazioni universali connesse all'essere, e soprattutto elaborerà una metafisica, perché l'ontologia, la disciplina dell'essere in quanto tale, studiata, costruita da Parmenide, è di fatto una ontologia di stampo metafisico. La metafisica è quella grande disciplina che da millenni accompagna la storia dell'umanità, quella disciplina che ha la pretesa, direbbe Kant, di andare oltre l'esperienza alla ricerca di un fondamento della realtà, della natura, dell'essere, alla ricerca di una verità ultima, meta. Me lo dice la parola, vuol dire in greco oltre, quando
no, assistiamo a una partita di rugby, cos'è la meta, ragazzi? La meta è porre quella palla ovale al di là di una linea. Vince chi fa più mete, chi mette la palla al di là della linea. E meta vuol dire proprio portare oltre, andare oltre. Fisica, physis, natura, ok, mondo empirico. La metafisica è quella disciplina che va oltre la physis, che ha la forza, la pretesa, l'arroganza, dicono gli antimetafisici, di voler andare oltre la realtà naturale. L'ontologia, lo studio dell'essere in quanto tale di Parmenide, è proprio uno studio dell'essere che andrà alla ricerca del fondamento dell'essere stesso oltre la natura, oltre le manifestazioni empiriche dunque dell'essere. Ontologia, metafisica, due grandi discipline nella storia del pensiero umano, due discipline con cui tutti i grandi filosofi hanno dovuto fare i conti, innanzitutto Platone e Aristotele. Platone, che sarà di fatto un allievo secoli dopo di Parmenide, si muoverà anche nel solco di Parmenide, dovrà addirittura fare i conti in quello che passa alla storia come il celebre parmenicidio, cioè un'uccisione filosofica di Parmenide per poter salvare e fondare la sua metafisica, dalle cui poi appunto fondamenta nasceranno filosofie religiose, su tutti la filosofia cristiana, su tutta la patristica, in modo particolare il pensiero, la speculazione di Agostino da Ippona, Sant'Agostino. Tornando a noi, Parmenide, vi dicevo, è il fondatore della scuola di Elea, grande teorico dell'immobilità dell'essere, teorico, vi dicevo, di un sapere per pochi, un sapere elitario, di un sapere che è rivelato. Infatti, nell'opera che noi abbiamo, sebbene purtroppo in soli 154 versi, intitolata Poema sulla natura, Parmenide ci racconta che è stato rapito, si racconta di un rapimento che è avvenuto attraverso il quale lui ha avuto l'onore di andare, accompagnato dagli dèi, verso la verità. È andato oltre il mondo, trascendenza, è andato al di là della natura, al di là della realtà, ed è arrivato alla verità. Dunque, nel poema sulla natura avete già una struttura di sapere, una struttura filosofica verticale, c'è un'ascesi, cioè Parmenide parte dal basso e viene rapito, va verso l'alto, il luogo, lo spazio metafisico, simbolico anche della verità, viene rapito. Ma il rapimento in questo caso è un augurio, un buon auspicio, è un evento eccezionale riservato a pochi. Gli dèi hanno scelto Parmenide, hanno avuto la voglia, la forza di rapire Parmenide perché è un uomo eletto. È un uomo predisposto, pronto ad accogliere la verità, e diventerà un discepolo della verità, e diventerà dunque un cantore della verità, un sacerdote della verità. Vedete come siamo lontani dalla scuola di Mileto, da quella scuola aperta in cui era in base alle capacità logico, matematiche, che si entrava a far parte di essa, era l'indagine naturalistica, erano le intuizioni aperte al logos a far sì che si potesse entrare a far parte della scuola e si potesse dibattere. No, in questo caso siamo in presenza di un sapere oscuro, di un sapere che è per pochi, che è all'aldilà, addirittura di un sapere che è rivelato dagli dèi a Parmenide in seguito a un suo rapimento. E da qui inizia la filosofia di Parmenide, perché una volta giunto alla verità, giunto a corte degli dèi, ha potuto conoscere quello che è l'arche, quello che è il principio del cosmo, qual è la verità fondamentale. L'essere è in quanto essere, il non essere non è in quanto non essere. Dietro questa affermazione vi è il cuore pulsante di tutto l'eleatismo, un'affermazione che è il trionfo della logica. La logica matematica, la logica linguistica, che si nutre dei principi che dopo vedremo, di identità A è uguale a, di non contraddizione, dati A e B, o A è uguale a B, o A è diverso da B, e del terzo escluso, dati A e B, o A
e B sono uguali e diversi, ma non vi è una terza relazione possibile tra A e B. Dunque, Parmenide fonda, a partire da questo principio dell'essere che è, il non essere che non è, le basi per la logica matematica, per la logica linguistica. Ma oltre a questo, fonda in realtà una ontologia metafisica, perché a partire da questa affermazione logica, matematica, linguistica, costruisce un pensiero atto, volto a distinguere il mondo in due. Vi è il sentiero della verità, della aleteia, percorribile dagli uomini che vivono secondo ragioni, i pochi, e vi è il sentiero dei più, percorso dai più, dalle moltitudini e dalle masse, che è il sentiero appunto dell'opinione, degli uomini che vivono appunto nell'opinione. E cosa coglie l'uomo che vive secondo ragione? L'uomo che vive secondo ragione coglie che l'essere è e non può non essere. Invece l'uomo che vive nella facilità del sentiero della moltitudine coglie che l'essere è apparente, è muta. Dunque la verità è l'essere immutabile, l'opinione è l'essere apparente che muta e che cambia. Dove c'è staticità, unicità, dove vi è una comunità, potremmo dire poi in ambito politico, no? Stabile, statica, vi è la verità, dove vi è mutamento, vi è apparenza, vi è l'errore, vi è la fallacia. Ecco le due strade, le due vie, della vita secondo ragione e della vita secondo opinione, della vita dei più e della vita dei meno, della vita di coloro che si sacrificano verso la verità e di coloro che invece scelgono la facilità dell'opinione. Questa filosofia è di fatto una filosofia che fonda la metafisica. Fonda la metafisica perché l'essere che è e che non può non essere, che cosa è? Inizia qua Parmenide a cercarne gli attributi e vedremo che gli attributi che delineerà sono gli attributi tipici dell'essere divino, dunque non dell'essere che esiste nelle sue manifestazioni nel mondo empirico, materiale, percepibile con i sensi. Perché se l'essere è e il non essere non è, io quale caratteristica attribuisco a questo essere? Procede attraverso dimostrazioni per assurdo, anche qua grande contributo di Parmenide, poi la logica, la matematica, la geometria. E, è unico, dirà Parmenide, perché? Perché dimostrazione per assurdo, cioè provo ad assumere le caratteristiche opposte dimostrando una non validità? Perché se fosse molteplice, l'essere sarebbe A, B, C, D, ma se A non è B, se B non è C, se C non è D, ma non essere non è possibile che sia in quanto non è. Dunque tra A e B vi è il non essere B di A e il non essere A di B, ma il non essere, quell'intervallo che intercorre tra A e B, non è possibile che sia, in quanto il non essere non è. Dunque, prima caratteristica dell'essere, l'essere è unico. Seconda caratteristica, l'essere è immobile. Perché? Dimostrazione per assurdo. Se si muovesse, se fosse mobile, passerebbe dal luogo A al luogo B. Ma quando è in A, non è ancora in B. Quando è in B, non è più in A. Dunque, tra luogo A e luogo B, vi è un intervallo di non essere. Ma poiché il non essere non è possibile che sia, esso non è pensabile, non è addirittura pronunciabile il non essere. Per questo è immobile, perché il movimento implica dei mutamenti, dei passaggi di non essere tra un punto, un luogo e un altro punto, un altro luogo. Terza caratteristica, l'essere è finito. E finito cosa vuol dire? Che è completo, che è manchevole di nulla. Perché se non fosse finito sarebbe incompleto, mancherebbe, non avrebbe, non sarebbe, ma il non essere non è possibile che sia, pertanto esso è finito, cioè non manchevole di nulla. Poi, quarta caratteristica, è eterno. Perché? Dimostrazione per assurdo. Perché se nascesse e morisse implicherebbe ovviamente un passaggio dal, se nascesse, dal non essere all'essere, se morisse, dall'essere al non essere. Ma poiché il non essere non è possibile che sia, l'essere che è e che non può non essere, non nasce e non muore, cioè è eterno.
Quinta e ultima caratteristica, l'essere che non può non essere e il non essere che non è e non può non essere è necessario. Perché? Qual è il contrario di necessario? È possibile. Il nostro mondo è il regno della possibilità. Io oggi posso andare a casa e posso mangiare un piatto di lasagne, posso mangiarmi una pizza o posso decidere di digiunare perché devo dimagrire. È chiaro? E il mondo dell'uomo, il mondo degli alberi, degli animali, il mondo della materia, il mondo empirico, il mondo delle possibilità, a meno che noi crediamo che tutto accada perché debba accadere, guidato da una provvidenza divina, o che debba accadere in maniera meccanica, temi su cui torneremo nelle prossime lezioni. Ma per l'essere che è e il non essere che non è, non vale il principio della possibilità, perché se fosse possibile potrebbe accadere che A e potrebbe accadere che B, potrebbe accadere che C, potrebbe accadere che Guido prenda 6 all'interrogazione o che prenda 7 o che prenda 8, ma se prende 7 non prenderà 8, se prende 8 non prenderà 6, non prenderà 5. Non è possibile però che il non essere non sia. Avete presente il celeberrimo film con Gwyneth Paltrow, Sliding Doors? Gwyneth Paltrow scende in metropolitana, deve prendere il treno, ma non riesce. Ma c'è un'altra Gwyneth Paltrow che invece scende in metropolitana lo stesso giorno ed entra in quella metropolitana, entra in quel treno e iniziano due vite, la vita della Gwyneth Paltrow A, la vita della Gwyneth Paltrow B, Sliding Door, due possibilità esistenziali, due possibilità dell'essere, due vite che non si toccano, due vite che sono in alternativa. Ebbene, l'alternativa esistenziale, le possibilità dell'essere non sono tipiche dell'essere parmenideo, perché l'essere è e non può non essere, e le possibilità esistenziali ammettono dentro di sé un intervallo di non essere, un non essere, che è appunto impossibile che sia. Se dovessimo immaginare anche una figura geometrica che rappresenti l'essere perfetto, l'essere che non può non essere, avremmo una sfera, la figura geometrica completa, che non è appunto trasformabile aggiungendo, completando in nessuna direzione. Dunque la sfera come figura geometrica perfetta è l'emblema dell'essere che è e non può non essere. Tutte queste caratteristiche, compresa la sfera, finito, immutabile, unico, eterno, necessario, ci danno un essere divino. Perché in Dio necessità e libertà, possibilità coincidono, perché Dio non fa quello che può fare, fa quello che deve fare, è libero di fare solamente quello che deve fare. Pertanto in Dio la libertà coincide con la necessità. Ma la bellezza dell'uomo, ce lo dirà poi Agostino nella sua opera fantastica, magnifica, di una grande grandezza culturale, di orizzonti culturali veramente senza pari, le Confessioni, ebbene ci dirà che il dramma dell'uomo è la grandezza dell'uomo. L'uomo caduto, l'uomo che è peccatore, l'uomo che ha la possibilità di fare il bene e il male, è l'uomo libero. La libertà consisterà, in Agostino, nella possibilità. Gli uomini hanno una dannazione che è la possibilità, ma la dannazione che noi abbiamo è la nostra grandezza, perché noi possiamo amare e non amare, possiamo odiare o non odiamo, possiamo essere etici, morali o non esserlo. Se fossimo dei robot, le azioni uscirebbero meccanicamente, perché siamo programmati per fare quell'azione. Non saremmo dunque morali, non saremmo buoni, non saremmo persone che scelgono il giusto e il bene. Saremmo programmati per il bene, ma la programmazione per il bene non è moralità, è esecuzione dell'ordine. La bellezza dell'uomo, la grandezza della nostra vita sta nella nostra finitudine, nel nostro limite, nel nostro essere uomini che hanno di fronte a sé possibilità, scelte esistenziali. Ecco dunque, ragazzi e ragazzi, che delinea Parmede un essere che non è nel mondo in cui viviamo. Pertanto il mondo in cui viviamo per Parmede risulta essere un mondo, no, di apparenza, di illusione, a cui contrappone il mondo della verità. Nasce qui il problema: che rapporto c'è tra i due mondi? E qui Parmede elabora la cosiddetta terza via. All'uomo razionale è data una via, il vivere in questo mondo secondo ragione, il che consiste nel cogliere l'inganno e l'apparenza, filosofia che piacerà, vi dicevo, alle filosofie religiose, alla filosofia pessimista, metafisica, atea e metafisica al contempo di Schopenhauer nell'Ottocento. Cioè, il mondo che ci circonda è un'illusione, lo cogliamo con la ragione e con la ragione ci proiettiamo verso
l'aleteia verso la verità che consiste nell'essere che è e che non può essere. E il mondo del Pantarei è un'illusione, Eraclito si è sbagliato, e il mondo dei numeri molteplici di Pitagora è un'illusione, sono sbagliati. Sarà Zenone, l'allievo di Parmede, che affronteremo la prossima settimana, che spenderà tutta la sua vita elaborando ragionamenti paradossali per dimostrare che la molteplicità numerica pitagorica e la mobilità dell'essere di Parmede siano degli errori, per dimostrare che sono di fatto degli errori e pertanto sono dei ragionamenti contraddittori, e pertanto sia la molteplicità che il movimento sono delle illusioni. Ovvio che un pensiero come quello di Parmede, che porta a giudicare negativamente il divenire, la mobilità, non può che essere, da un punto di vista poi politico, un pensiero conservatore, ma ve l'ho detto all'inizio, ragazzi, nasce in un contesto sociale, politico, aristocratico, antidemocratico, di amore per lo status quo. I pochi che non continuano a governare, che si trasmettono le migliori professioni, che si trasmettono gli status sociali ovviamente più ambiti. E Parmede è di fatto politicamente un conservatore, non c'è quell'anelito al cambiamento, alla crescita, all'emancipazione che ci può essere nella scuola di Mileto. Il conflitto che genera cambiamenti di Eraclito può anche essere visto come il conflitto che genera emancipazione, perché dove non c'è conflitto è difficile che ci sia emancipazione. Qua prevale invece l'idea di una comunità chiusa, di una comunità che si conserva, la mobilità sociale dove c'è una comunità chiusa, ragazzi, non c'è. E forse nella nostra Italia questa idea un po' di comunità chiusa verso anche i giovani esiste, questa idea anche di università sempre più chiusa, sempre più, in che modo l'università è sempre più chiusa? Ma banalmente attraverso i test d'ingresso o attraverso il costo. Uno potrebbe dire, certo, ma i test d'ingresso e il costo sono meritocratici, ma anche su questo ci sarebbe tanto da dire, se i test premiano effettivamente i migliori in un'ottica di Mileto, dunque scuola aperta, o se le tasse universitarie premino comunque coloro che guadagnano poco, che hanno accesso attraverso delle borse, o se comunque su uno dei soldi vuol dire che se li hai guadagnati si è meritati, dunque può accedere all'università. Non penso che ci sia più Parmede che Eraclito, più Parmede che Mileto nella struttura del sapere italiano. Detto questo, mi viene ancora da dirvi due cose. La prima riguarda un attacco ironico, giocoso, che durante il maggio francese gli studenti fecero appunto a Parmede. Su alcuni muri di Parigi compariva la scritta «Nous ne sommes pas parmenidiens», noi non siamo parmenidei, cioè noi non siamo seguaci di Parmede, perché Parmede veniva visto in modo giocoso, ironico, tipico anche del maggio francese del 68, come il padre dei conservatorismi. Noi non siamo parmenidei, noi non pensiamo che il mondo sia una comunità chiusa, noi siamo più Eraclito, noi siamo in divenire, noi siamo in mutamento, noi cambiamo, e lì c'è anche l'elemento rivoluzionario, che la rivoluzione mette in moto energie positive, mette in moto anche mutamenti, trasformazioni. Noi non siamo parmenidei vuol dire noi siamo contro la staticità dell'essere, che ingabbia e ingabbia spesso le differenze sociali tra ricchi e poveri innanzitutto. E dunque questa sorta di ritorno del dibattito Eraclito contro Parmede negli anni del 68 e del 69. E poi un'altra notazione con cui vi saluto è della morte di Parmede. Parmede muore di vecchiaia, muore all'età di 75 anni, a dimostrazione forse che chi vive a fianco del potere, chi vive a fianco dell'establishment, forse no, si ammala di meno, si fa meno cattivo sangue, forse può vivere più a lungo. Bisogna capire se vale la pena essere cantore del potere e vivere più a lungo, o a volte essere un po' più ribelli.